Lo Stato e i suoi elementi. Cos'è lo Stato? Lo Stato è l'ente politico-giuridico che ha fini collettivi generali e i suoi elementi costitutivi sono il popolo, il territorio e la sovranità. L'uomo per sua natura è spinto a vivere in gruppo e per questo motivo ha dato origine nel tempo ad aggregazioni sociali più o meno complesse. La famiglia, la tribù, la gens. La vita collettiva però ha comportato da sempre la necessità di un'organizzazione politica, giuridica e amministrativa, per cui dopo la sua costituzione il gruppo si è dato delle regole, così ha avuto origine lo Stato. E questo è il concetto più ampio di Stato, inteso come associazione che mira a perseguire fini generali per mezzo di un'organizzazione politico-giuridica, ovvero a fissare le regole che consentono di organizzare la vita della comunità, evitando i conflitti sociali e perseguendo il bene comune. Lo Stato è espressione dell'uomo e come l'uomo ha attraversato diversi stadi di evoluzione, assumendo varie connotazioni. La famiglia, la tribù, la gens erano organizzazioni fondate principalmente sul vincolo di sangue, che le teneva unite e conferiva ai più anziani il potere di dettare le regole e di farle rispettare. Successivamente si sono costituite altre organizzazioni socio-politiche, il feudo, i comuni, ma soltanto quando un gruppo di individui stanziati su un territorio si è organizzato sotto un'unica autorità, riconoscendole un potere sovrano, ha avuto origine allo Stato moderno, che si è affermato in Europa a partire dal XV secolo e, attraverso notevoli trasformazioni, ha assunto i caratteri attuali. Lo Stato moderno, pur avendo assunto forme diverse, Stato assoluto, Stato di polizia, Stato liberale, è caratterizzato da tre elementi, popolo, territorio e sovranità, che consentono di distinguerlo dalle altre associazioni politico-giuridiche che lo hanno preceduto. Il popolo è l'insieme dei cittadini di uno Stato, rappresenta l'elemento personale e comprende tutti gli individui che convivono su un determinato territorio e sono legati dallo Stato e sono legati allo Stato dal vincolo della cittadinanza. Dopo la Rivoluzione francese, l'appellativo di cittadino, derivato dall'antico civis romano, ha sostituito quello di suddito, e sottintende un particolare status, ovvero la posizione della persona nei confronti dello Stato, comprensiva di diritti e di doveri. Il popolo, dunque, è l'insieme dei cittadini di uno Stato. Il concetto di popolo è legato giuridicamente a quello di cittadino. Tuttavia, molte persone che si trovano sul territorio dello Stato non sono cittadini. E alcuni cittadini vivono in altri stati. Sul territorio italiano si trovano anche stranieri, cittadini di altri stati, e apolidi, persone prive di ogni cittadinanza, che concorrono a formare comunque la popolazione italiana. Pertanto, mentre il popolo è formato da tutti i cittadini ovunque abbiano fissato la loro residenza, la popolazione è costituita da tutti coloro, cittadini, stranieri, apolidi, che risiedono nel territorio dello Stato in un determinato momento. La cittadinanza non deve essere confusa con la nazionalità. La cittadinanza si riferisce all'appartenenza di una persona a un determinato stato, mentre la nazionalità all'appartenenza a un certo gruppo etnico, per comunanza di lingua, cultura, storia e religione. La cittadinanza e la nazionalità in genere coincidono, ma può accadere, ad esempio, che un individuo sia naturalizzato cittadino italiano, pur avendo la nazionalità francese. La nazione è un insieme di individui legati da vincoli culturali, linguistici e religiosi, e soltanto se a questi si aggiunge il vincolo giuridico, ossia l'identificazione tra nazione e Stato, Stato nazionale. La Francia, l'Italia sono stati nazionali, ma esistono esempi di stati plurinazionali, come la Svizzera e gli Stati Uniti, dove sullo stesso territorio convivono gruppi etnici diversi che sottostanno allo stesso potere sovrano.
La nazione dunque è data dall'insieme delle persone che hanno origine, lingua e tradizioni comuni. I cittadini, invece, sono coloro che appartengono a uno Stato e sono titolari dei diritti e dei doveri stabiliti dalle leggi dello Stato stesso. Il territorio in senso giuridico è il luogo dove una comunità vive stabilmente e organizza la propria attività e dove lo Stato esercita la sua sovranità applicando le proprie regole ed escludendo qualsiasi intervento esterno. Fanno parte del territorio il suolo, il sottosuolo, lo spazio aereo e il mare territoriale. In Italia fino a 12 miglia marine è mare territoriale. Il territorio dello Stato è delineato dai confini o dal mare. I confini possono essere naturali, una catena montuosa, un fiume, o artificiali, come i cippi, le frontiere. Sono considerati territorio dello Stato anche le navi, gli aerei militari, ovunque si trovino, nonché le navi mercantili, gli aerei civili, quando si trovano in acque in spazio internazionale. Di conseguenza, a bordo di queste unità si applica la legge dello Stato di cui battono bandiera, principio della extraterritorialità. Godono invece di immunità territoriale le sedi diplomatiche, dove lo Stato ospite limita la sua potestà in favore delle rappresentanze straniere, ad esempio le ambasciate. Il territorio dunque è il luogo, racchiuso entro i confini, dove è insediata una certa comunità e dove hanno valore le leggi dello Stato. La sovranità. La sovranità è l'elemento che contraddistingue lo Stato moderno rispetto alle organizzazioni delle epoche precedenti, come il feudo e i comuni. Si tratta di una prerogativa dello Stato, in quanto ogni altro soggetto, sia all'esterno sia all'interno, non può esercitarla nel limitarlo, perché la sovranità è unica e originaria. Unica perché solo lo Stato ha il potere di imporsi a tutti coloro che vivono sul suo territorio e non consente che qualcuno possa esercitare una qualsiasi supremazia nei suoi confronti. In virtù di questo, lo Stato è l'unico soggetto legittimato a impiegare la forza per costringere i consociati a tenere determinati comportamenti, ad osservare i propri comandi. Nei moderni ordinamenti non si tratta di una forza dispotica, ma basata sul consenso dei cittadini e regolata dal diritto. La sovranità è originaria in quanto non deriva da nessun'altra autorità e ad ogni Stato è consentito di operare in condizioni di assoluta parità con gli altri. Soltanto quando una comunità riesce a distinguersi in governati e governanti e i primi riconoscono ai secondi il potere di fissare delle regole che tutti devono osservare, nasce uno Stato sovrano. La sovranità è stata esercitata in maniera differente secondo i tempi e i luoghi. Nello Stato assoluto, ad esempio, apparteneva al sovrano per ragioni dinastiche e per volere divino. Negli Stati democratici, invece, appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti, il Parlamento. Le forme di Stato. Considerando lo Stato come l'insieme dei suoi elementi, popolo, territorio, sovranità, e cioè come Stato ordinamento, si possono distinguere forme diverse secondo il rapporto che esiste tra gli elementi stessi, stati autoritari o democratici, unitari o federali, assoluti, costituzionali o di diritto. Una distinzione deriva dal rapporto tra la sovranità e gli altri due elementi dello Stato, territorio e popolo. Se il potere è distribuito sul territorio in maniera più o meno accentrata, si distinguono gli stati unitari da quelli regionali o federali. Lo stato unitario è centralizzato e ogni decisione inerente alla sua attività viene presa dal governo centrale, vedi per esempio la Francia. Lo stato regionale, invece, ha un unico popolo e un unico territorio, ma vi sono enti, le regioni che godono di una propria autonomia politica e amministrativa, per esempio l'Italia. Lo Stato federale è l'insieme di più Stati membri che godono di un'ampia autonomia, ma hanno in comune organi politici e militari. Vedi per esempio gli Stati Uniti d'America.
Lo Stato federale quindi è l'unione di più Stati membri che hanno un territorio, un popolo e un potere sovrano propri e godono ognuno di un'ampia autonomia politica e amministrativa. È uno Stato di Stati. Poi, secondo il grado di tutela che i pubblici poteri riconoscono ai diritti individuali, si distingue lo Stato assoluto da lo Stato di polizia e lo Stato di diritto. Secondo lo Stato assoluto è caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, che lo esercita incondizionatamente sul popolo e sul territorio. L'assolutismo ha caratterizzato la vita dei maggiori stati europei tra il XVI e il XVII secolo, ad eccezione dell'Inghilterra, che con la rivoluzione del 1688 passò a un regime più illuminato. Lo stato di polizia è caratterizzato dall'esercizio del potere da parte del sovrano, non nel suo interesse, ma per il benessere della comunità. Infatti, polizia significa cura della città. Rappresenta allo stesso tempo il passaggio e l'evoluzione dello Stato assoluto allo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è l'espressione più elevata dello Stato liberale. Quale forma? Quella forma, cioè, di organizzazione statale frutto delle rivoluzioni inglese, americana e francese, succedutesi nell'arco di poco più di un secolo, tra il 1640 e il 1789. Con lo Stato liberale vengono riconosciuti gli interessi di una nuova classe sociale, la borghesia, sia la limitazione dei poteri dello Stato nei confronti del popolo, a quale viene riconosciuto il diritto di partecipare alla vita politica, per cui non si parla più di sudditi ma di cittadini. Inoltre la legge suprema non è più rappresentata da un comando del sovrano, ma da un testo scritto, la Costituzione, dove è prevista una netta distinzione tra i poteri dello Stato, cioè la divisione dei poteri assegnati ad appositi organi. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e stabilisce il suo modo di essere. Gli organi dello Stato sono quegli apparati, invece, attraverso i quali lo Stato realizza i suoi compiti. Il potere legislativo viene affidato a un'assemblea, almeno in parte rappresentativa, il Parlamento. Il potere esecutivo è esercitato dal re o da un governo, da lui nominato. Il potere giudiziario è assegnato ai giudici, cui è riconosciuta una certa indipendenza dagli altri due poteri. Lo Stato di diritto dunque riconosce ai cittadini la tutela dei loro diritti, anche nei confronti dello Stato, in quanto anche i suoi organi sono sottoposti a norme giuridiche. Poi si possono distinguere più forme di Stato anche in rapporto alla struttura in base al soggetto che detiene il potere sovrano, sia uno Stato democratico è uno Stato totalitario. Lo Stato democratico rappresenta l'affermazione della sovranità popolare, esercitata attraverso una pluralità di strumenti previsti dalla Costituzione. La democrazia può essere diretta, rappresentativa e partecipativa. Nella democrazia diretta il popolo si pronuncia direttamente, gli eletti si ripercuotono e gli effetti si ripercuotono immediatamente sull'ordinamento giuridico. Nella democrazia rappresentativa il popolo nomina i propri rappresentanti affinché tutelino i suoi interessi. Nella democrazia partecipativa il popolo contribuisce a realizzare un provvedimento che presuppone l'intervento di altri organi. Lo Stato totalitario invece controlla direttamente ogni attività dei cittadini, escludendo il popolo dalle decisioni politiche ed esercitando il potere con la dittatura. Di contro, lo Stato liberale ha come fondamento una Costituzione che tutela i principali diritti civili e politici e prevede la separazione dei poteri. Lo Stato sociale mira a realizzare con interventi nei rapporti economici e sociali l'uguaglianza sostanziale e le libertà fondamentali. Lo Stato socialista, invece, è caratterizzato dall'appropriazione statale dei beni capitali, dalla limitazione delle libertà individuali, economiche e sociali, e da un intervento pressoché esclusivo dello Stato nella società. Quindi, secondo il rapporto che si instaura tra il cittadino e lo Stato,
riguardo all'intervento dello Stato stesso nell'attività socio-economica dei consociati, sia uno Stato liberale, sociale o socialista.